Siamo con gli sponsor principali che sulla maglietta del Grifo hanno inciso una industria importante per Perugia nel mondo. Sto parlando di Piccini, siamo con l'ingegner Marcaccioli e il dottor Valentini. Maitini, ripeto, siamo con il dottor Marcaccioli e il dottor Maitini, personaggi importanti di questa ditta. Allora, anche quest'anno dottor Marcaccioli ha voluto questa iniziativa, ma l'ha fatto in congruo tempo, l'ha fatto in anticipo, ha anticipato gli eventi. Abbiamo anticipato gli eventi, sì, soprattutto dobbiamo dare atto al nostro presidente, il dottor Asmaron, di cui portiamo i saluti anche a questa manifestazione odierna, di essere stato lungimirante, di aver voluto supportare il Perugia fin da congruo tempo di anticipo rispetto alla conclusione del campionato, quindi manifestando questo supporto e questa sponsorship anche per il campionato 2014-2015, e tutto si è risolto bene, con estrema soddisfazione di tutti e con questa fantastica promozione in Serie B. Per cui diciamo che guardiamo con attenzione e crediamo fermamente in quello che ha detto il Presidente Santo Padre oggi, questa atmosfera di creazione di un team valido e competitivo, è la cosa più importante, sempre quella, al di là dei nomi e al di là delle storie, la competitività, che è quella che noi abbiamo e cerchiamo di diffondere, di portare nei vari paesi del mondo nei quali operiamo. Dottor Maitini, è stato bello, non c'è uno senza due anche quest'anno. Piccini è vicino al Perugia, l'identità, ma soprattutto l'identità che fa grande Perugia in Italia e non solo in Italia, nel mondo, è importante. Queste due imprese, diciamo, una calcistica e una a livello internazionale, vogliono dare un segnale forte di vicinanza. I perugini che aiutano la squadra del cuore del Perugia a partecipare anche a questo campionato. Sì, certo, anche indipendentemente da quello che era stato il risultato dell'anno scorso, la nostra azienda ha preferito rinnovare il contratto anche per quest'anno, e diciamo che anche se siamo su due settori totalmente differenti, perché noi siamo industria e qui stiamo parlando di una squadra di calcio che partecipa a un campionato di Serie B, comunque sia, diciamo, quello che è importante sottolineare è la forza del gruppo, perché i risultati si ottengono solo se il gruppo è unito, omogeneo e tutti quanti remano per il risultato finale. Noi ci auguriamo che quest'anno sia un campionato buono per noi, buono per il Perugia e per tutta la città, e perché no anche per tutti i tifosi. Speriamo che il gruppo del Perugia lavori bene e speriamo che i risultati arrivino. Grazie, ancora una volta grazie a Piccini, che sta vicino al Grifo, che ha creato tanto entusiasmo, e come vedete, quando due realtà importanti si uniscono nasce delle bellissime partnership che sono proficue per tutti quanti. Forza sempre naturalmente il Grifo, perché sia Piccini e sia il Perugia Calcio hanno il Grifo nel cuore.